E finalmente siamo arrivati qui a Bangkok, ragazzi. Stiamo freschi come delle merde. Ecco qua. Stiamo. Già fa un caldo boia. Va bene, dai, vi faccio vedere. Vi darò qualche piccolo consiglio anche per questo aeroporto. Che mi sembra abbastanza veneristico, molto ben organizzato. Allora ragazzi, stiamo per passare l'immigrazione e subito dopo vi farò vedere i punti di cambio, il miglior punto di cambio dell'aeroporto per quanto riguarda la moneta del luogo e poi dove prenderemo le SIM card a traffico limitato che ci accompagneranno per tutto il viaggio. Queste sono le due cose più importanti che faremo qui al nostro arrivo in Thailandia, a Bangkok. Vi faccio vedere il banner di quella che è la principale azienda telefonica di qui, thailandese. Allora ragazzi, una volta ritirati i bagagli, subito oltre il 19, vi faccio vedere, ci sono gli stand per le SIM card. E quello più gettonato, nonché quello più conveniente, è quello della. Come vedete, qua c'è il tirabagagli e qui c'è il power seller delle SIM, che è quello più conveniente, come dicevo. E accanto c'è anche uno dei migliori banchetti per il cambio, quindi farete tutto insieme, uno accanto all'altro. Ecco qui potete prendere, ci sono diversi pacchetti molto convenienti. Noi prenderemo quella illimitata, diciamo la card illimitata per a giga infiniti, diciamo, tra virgolette. Okay? Questa sarà la vostra prima scelta per quanto riguarda il cambio, ragazzi, questi banchetti così, sfondo verde e scritta bianca. Questa è quella al limite di internet. Ok ragazzi, una volta presa la scheda vi farò vedere adesso com'è facile prendere il taxi che vi porterà nel centro. Ci sono due opzioni molto vantaggiose, sia il treno che arriva nel cuore di Bangkok, oppure il sistema dei taxi, che è molto particolare. Dovete sapere che in Thailandia i taxi pubblici sono molto economici e diciamo che sono la prima scelta per spostarsi, anche perché poi alla fine pagate veramente poco la corsa. Mi raccomando, se ci salite fate sempre attivare il tassametro, anche se ho visto che non sono truffaldini qui, ecco, sono, per quello che ho visto io, brave persone. Quindi attivate il tassametro e pagate la corsa. Vi faccio vedere quali sono i taxi pubblici. Allora, come vedete ragazzi, i taxi si prendono al primo piano e poi se opterete per il treno al basement floor, quindi al quello di sotto. Quindi stiamo andando per i taxi. Qua ragazzi, siamo fuori dal. Vi faccio vedere quali sono i taxi pubblici, così potete regolarvi. Eccoli qua. Come vedete sono giallo-verdi. Mi raccomando, contrattate sempre e tirate sul prezzo. Loro la prezzo.
ragazzi, volevo darvi qualche piccolo consiglio anche qui da Bangkok. Sì, adesso ci stiamo apprestando a raggiungere il nostro albergo. Vi farò un botto di video anche qui, sperando che vi piacciono. Voglio aprire questa piccola parentesi thailandese perché questa nazione è la patria dello street food, ci sono tanti posti belli, viene chiamata la nazione dei sorrisi. E voglio scoprire proprio perché, anche perché la gente mi sembra abbastanza affabile e sono curioso. Vi farò vedere tutti i posti dove andrò e ci rimanete sintonizzati sul mio canale, ok? A dopo ragazzi, ciao! Un saluto dall'aeroporto internazionale di Bangkok. Di corsa ragazzi, tipo potentissimo, guardate che taxi che tiene, guarda, porca.